Lui mi ha detto adesso. Buongiorno a tutti, spettatori di MTT.tv. Oggi pillola riguardante il lavoro e le attività economiche qui sull'isola Tenerife. Siamo in Sant'Elmo, vicino allo Scheziano, nel cuore pulsante delle attività qua sull'isola. Abbiamo Dario, che gestisce sia un bar insieme a Gaetano. Allora, vogliamo fargli un paio di domande, perché poi c'è molta richiesta su Facebook e molta richiesta nell'ether per quanto riguarda il lavoro e sapere anche delle attività. Prima domanda. Dario, da quanto tempo sei a Tenerife e come ti trovi a Tenerife? Bene, sono 7 anni che vivo qui e bene, mi trovo bene, ormai mi sono trasferito da tanti anni, quindi ormai sono... Da dove vieni? Sento l'accento nordico. Io vengo da un paesino vicino Udine. Quindi come ti trovi qua a Tenerife, il mare qua davanti? Perfetto, perfetto, ormai mi sono, come si dice qua nell'isola, calato nella situazione, cioè ormai mi sento canario. Sei già canarizzato. Mi hanno adottato. Che lingue parli a proposito? L'inglese, lo spagnolo e l'italiano. L'italiano, già, che sono le lingue principali per attendere i clienti. Sì, sì. Sicuramente, anche per il tipo di turismo che c'è qua nell'isola, che la maggioranza, l'80% sono inglesi. Okay. 80% inglesi? Sì, beh, a livello turistico sì. Io lavoro molto con i residenti, però la tipologia del turismo che c'è qua a Tenerife è 80%, soprattutto quello sul 80% è inglese. Conoscere bene l'inglese, capire le loro esigenze. Secondo me è fondamentale anche per la ricerca di un lavoro, sicuramente. Okay. Due parole sugli italiani che vengono a cercare lavoro qui a Tenerife, la tua impressione? Beh, negli ultimi anni, io sono, come dicevo, sono qui da 7 anni, negli ultimi 3 anni ne sono arrivati tantissimi, anche causa chiaramente la crisi che c'è stata in Italia. E sì, quindi molti sono venuti a cercare lavoro qui, una possibilità che magari nel nostro paese non la trovavano. Qual è la tua impressione delle persone che vedi? Ma le persone, bravissimi ragazzi. Un piccolo appunto, che sarebbe meglio, secondo me, che venissero preparati almeno per il tema appunto delle lingue. Molti italiani vengono senza conoscere bene lo spagnolo, per esempio, e questo è un punto a sfavore nella loro ricerca del lavoro. Sarebbe buono che, se decidessero di venire a vivere nell'isola, una cosa buona sarebbe appunto fare un piccolo corso, per esempio in Italia, di spagnolo. Prima. Come consiglio? Ma mi sembra un consiglio di buon di anche per essere senso. Preparati appunto, per essere preparati nel tema della ricerca del lavoro nell'isola. Benissimo, allora penso che Dario è stato esaustivo, ci ha dato il suo punto di vista di persona che vive poi con il turismo, vive la Caglie, siamo qui in Sant'Elmo, lo Scheziano, tantissimi italiani, tantissimi inglesi, come ci ha detto, venite, sì. Venite carichi, venite però anche preparati, se no il lavoro è un po' difficile. Grazie tante, alla prossima, ciao.